Ciao a tutti e bentornati. Oggi ci troviamo qua col secondo gioco del PlayStation Plus del giugno 2020. Allora, io questo gioco non l'ho mai provato, però mi ricordo quando doveva uscire, la gente ne parlava molto bene. Se andiamo a provarlo un po', vediamo com'è. Cos'è? Ah sì, la skin. Ci ho mandato niente. Non fanno mai male. Allora, cerchiamo di capire come funziona. Un giocatore singolo affronta la campagna. Ok, quindi c'è multigiocatore, cooperativa e campagna. Ok, questi. Non è fatto bello, cioè, è fatto molto bene. Ciao, proviamolo online. Poi come al solito io qua non ve la porto la campagna, perché secondo me conviene sempre che ve la fate da soli. Quindi sta cercando la partita. Nabu. I caricamenti però sono troppo lunghi, troppo. Però chiaramente sarà pesantissimo come gioco anche lui. Che brutto. Vabbè, poi comunque si possono cambiare. Cioè, mi vuoi dire che... Mi vuoi dire che non c'è la prima persona? Dovete catturare tutti i posti di comando e poi abbordare il destroyer dei cloni in orbita. Una volta annientato, la vittoria sarà nostra. Allora, questa cosa sarà un pompa, sì. Buono. Un signore dei Sith è con noi. Maul è qui.
Ma la vita si ricarica da sola, sì. Figa, spada laser di Yoda. Fighe, eh. Però vabbè, io non sono un appassionato di Star Wars, quindi... Mettete in sicurezza i posti di comando. Kenobi si unisce alle forze della Repubblica. Sono stati segnalati, i cloni non devono imbarcarsi. Impedite ai cloni di imbarcarsi su quelli LAAD. Stanno per decollare. Impedite ai cloni di imbarcarsi. Granata armata. Quindi abbiamo perso. Non è bruttissimo, però alla fine è la solita storia, c'è il solito FPS. Sospettiamo che la Repubblica abbia scoperto dei difetti di progettazione nella nostra nave. Però dai, ne vale la pena provarlo. Si può cambiare allora l'aspetto. Vabbè, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, fate i bravi.